Ben trovata Lucia, in realtà vi ho promesso di portarvi da San Nicola, ma neanche io speravo in tanto. Siamo riusciti ad entrare proprio nella cripta dove è conservato il corpo di San Nicola. Io, ecco, non riuscivo a sperare in tanto perché siamo ovviamente sotto una chiesa, quindi come segnale non ero sicura riuscissimo ad arrivare. Eppure la provvidenza a cui ci siamo affidati ci ha fatto essere proprio qui, alle mie spalle. Questo è il sepolcro che conserva, il corpo di San Nicola e qui c'è una venerazione molto grande che arriva. Lucia, ci sono delle persone che sono qui dietro le telecamere che arrivano pensate, persino dagli Urali in Russia. Con me c'è Padre Ciro Capotosto, buongiorno, che è il priore qui. Buongiorno, benvenuti. Grazie. E fra Vincenzo, che è l'amministratore, dopo spiegheremo cos'è questa figura. Buongiorno. Padre Ciro, io dicevo, ci sono persone che arrivano addirittura dagli Urali. Passiamo punto per punto, perché la devozione a San Nicola è enorme ed è estesa veramente in tutto il mondo. Sì, si dice in linguaggio tecnico che San Nicola è il santo della Chiesa in divisa, infatti è venerato contemporaneamente sia dal mondo cattolico sia dal mondo ortodosso, essendo un modello di santità vissuto prima dello scisma che ha diviso le due chiese del 1054. Quindi è venerato nel mondo cattolico, ma anche nel mondo ortodosso, quindi dai russi, dai greci, dai georgiani, dai rumeni, dal Kazakistan sono anche venuti, da tutte le parti. Dopo il culto di Nostro Signore e della Vergine Maria, San Nicola è di gran lunga il santo più venerato nel mondo. Le immagini che stiamo vedendo sono di un momento molto particolare, che è quella dell'estrazione della manna, cioè alle nostre spalle è conservato le reliquie di San Nicola e ci spiega che cos'è l'estrazione, quando avverrà soprattutto. Sì, il prelievo della Santa Manna avviene il 9 di maggio di ogni anno, giorno in cui si commemora la traslazione delle ossa di San Nicola da Mira a Bari. Ecco, qui nella cripta si avviene questo momento particolare e dopo la Santa Messa il rettore della basilica si abbassa e scende in questa lunetta e con una strumentazione adatta formata da una pipetta, da una sonda, aspira questo liquido che noi riteniamo una vera reliquia. Perché si forma proprio qui, non si è, diciamo, ci sono diverse teorie del motivo da cui provenga, però viene venerata come reliquia e dopo questo prelievo che cosa avviene di questa sacra manna? Viene diluita questo liquido in tanti litri di acqua benedetta e diffuso così dato ai fedeli che ne fanno richiesta. La cerimonia avviene, lei ci diceva, il 9 maggio. 9 maggio, giorno non in cui si celebra San Nicola, perché lo sappiamo è a dicembre, il 6 dicembre, bensì il giorno. Della traslazione, perché sappiamo che San Nicola non era di Bari, fu portato qui da 62 marinai baresi che nel 1087 decisero di portarne qui le ossa. Si portarono a Mira, ruppero la tomba dove erano custodite le ossa di San Nicola e le portarono qui. Qui noi abbiamo il 60% delle ossa di San Nicola. E già da allora, Antonella, voglio aggiungere questo, risulta questo prodigio della manna. Quindi siamo, prima abbiamo fatto il conto, prima di iniziare la diretta, alla 929ª volta che avviene questo prelievo. Fra Vincenzo, non abbiamo tantissimo tempo. Le posso chiedere innanzitutto cosa vuol dire per lei in pochissimo tempo avere le chiavi di questo luogo? È un privilegio molto importante perché è quasi essere il custode di questo grande tesoro che tutta la nostra comunità veglia e tutta la città di Bari, no? Perché San Nicola è il protettore della città di Bari. E Quindi anche di tutta la Puglia, ricordiamolo. Ed è il protettore. Posso chiederle di aprire in diretta questa lunetta? Noi ci stiamo spostando proprio per lasciare questo momento grande e solenne appunto a voi che vedete da casa. Mentre eravamo qui, Lucia, aspettavamo e vedevi proprio le persone che cercavano di avvicinarsi il più possibile a questo luogo che noi adesso stiamo aprendo. sì, esattamente, perché per tutti i fedeli
fedeli, soprattutto ortodossi, essere qui e toccare almeno un po' la lastra sepolcrale di questa tomba è importante, avere un contatto diretto col santo. Grazie mille Padre Ciro, grazie a Fra Vincenzo di averci aperto le porte per accedere a San Nicola. Lucia, ci vediamo domani e vi faremo scoprire un'altra bellezza della Puglia che è la Gravina. Non vi voglio svelare nulla, però veramente ne vale la pena, questo viaggio in Puglia sarà veramente da togliere il fiato. Grazie ancora. Buona giornata. Davvero un'emozione.